Qualche anno fa, dopo ben 150 giorni di dieta super pulita, il mitico Dwayne Johnson, o meglio conosciuto come The Rock, si è concesso un giorno di scarro in cui ha ricaricato le energie con 12 pancakes, 4 pizze e 21 brownie. Un piccolo cheat day che è stato replicato da centinaia di youtubers nel corso degli anni, ma non ancora dal sottoscritto. E visto che questa mattina mi sono svegliato più affamato del solito, ho deciso di mettermi immediatamente ai fornelli per preparare la colazione del cheat day di The Rock, ovvero 12 pancakes che avrei gustato solo dopo aver fatto il solito check del fisico e naturalmente del peso, giusto per confrontare il cambiamento che avrei subito al termine di questa nuova avventura culinaria. E fu così che alle 8:20 del mattino diedi il primo morso della colazione di The Rock, complimentandomi con me stesso per la gustosità di questi pancakes. Realizzando solo dopo aver ingoiato il primo pancake di essermi dimenticato di usare il topping che mi ero preparato. E col sciroppo d'acero? OMG! Amazing! E questo ovviamente lo finisco tutto. The Rock non usava sciroppo d'acero, Thomas Angley invece sì. La combinazione di pancake con i blueberry e sciroppo d'acero si sposava alla perfezione. Caffettino, ovviamente americano, decaffeinato. Lo adoro perché smorza il sapore del dolce. Comunque questa mattina ho fatto veramente un bel lavoro, cioè guardate che spettacolo con all'interno le more, i lamponi o che caspita siano, insomma. I blueberry, o più comunemente chiamati in italiano, i mirtilli. The Rock, quando hai minuti di tempo, ti insegna a fare i pancake, se è chiaro. Cioè, guardate che spettacolo. E comunque questi erano ben 500 grammi di preparato della Cameo per i pancake. E questo è un bel inzuppamento a base di sciroppo d'acero. E oltre ai 500 grammi di preparato per i pancake della Cameo, ho usato anche 4 uova e ben 400 ml di latte, questa volta intero. Colpa del latte. E anche se gli effetti collaterali del lattosio cominciavano a farsi sentire, continuavo comunque a godermi questa colazione. Comunque i pancake sono veramente una droga. I pancakes saranno stati che una droga, ma quel che ha veramente provocato dipendenza in questa colazione è stato il sciroppo d'acero, visto che ho deciso di finirlo mescolandolo con il mio caffè. OMG, che dolce! Vi faccio anche un bel inzuppamento prima di concludere con questa colazione. Ultimo boccone. Molto bene, e la colazione di The Rock è andata. Naturalmente, dopo questa botta di zuccheri, ho sentito il bisogno in primis di sedermi sul trono e successivamente di abbassare la mia glicemia correndo qualche chilometro di corsa. E dopo 45 minuti di sofferenza per via del caldo infernale dovuto alle temperature estive, ho concluso questa piccola attività di cardio con una distanza di 10 km e 700 calorie bruciate, rapportate ad un quarto dei pancake ingeriti nella colazione. Successivamente mi sono rilassato con una bella doccia rinfrescante prima di presentarmi al cospetto del mitico Gaetano, il quale con mio stupore era stato esiliato dal figlio Mario, che ha dovuto prendersi la briga di prepararmi il pranzo del cheat day di The Rock, ovvero 4 pizze. È mezzogiorno e 47 minuti, stappiamo i miei 750 di birra bionda dell'F. Naturalmente in bicchiere di cristallo. So refreshing! E partiamo con il pranzo di The Rock, con questa pizza di cui non ricordo il nome, ma so solo una cosa, che non ci ho fatto mettere la rucola visto che ci cadeva come ingrediente. Tanta roba. Tanta roba sì, perché il nome di questa pizza era Bell'Italia, una classica parmigiana, però con il crudo e naturalmente per il sottoscritto senza rucola. Che coloni! E che sapori, visto che le melanzane erano state rigorosamente fritte. E siamo a metà pizza esatta, amici della telecamera B. Metà pizza che era sceso come l'olio, visto la delicata combinazione di sapori dei suoi ingredienti. Doppio spicchio, ho perso una caloria, porca miseria.
tutta la mattina. Ultimo boccone. E la prima pizza è andata e ora proseguiamo con la mia pizza preferita del Buon Gaetano, ovvero la Barone, all'interno della quale possiamo trovare salsiccia, cipolle, gorgonzola e pomodorini secchi. E taste test. OMG! Amazing! La miglior pizza del mondo! Non a caso ho fatto inserire questa pizza nel menù del ristorante in cui lavoravo quando abitavo in Inghilterra, dove, come potete vedere, ho affinato il mio tocco da cameriere. Meglio. Doppietta. Amici della telecamera B, sto morendo dal caldo. Ho perso, mi sembra, una calorie. Però sono degli amici della telecamera B. Madonna, che caldo. Pardon me. E porca miseria. E anche la Barone è andata. E ora proseguiamo con la terza pizza, ovvero con la Oh Sole Mio. Stai fronte a te. Sta fronte. Che miseria! Ora devo bere, però. Via. Wow. Tanta roba è questa, eh? La pizza Sole Mio all'interno aveva porcini, salsiccia e patate lesse, che mi avrebbero intoppato meno rispetto a quelle fritte. Solita doppietta. Ciò che mi stava intoppando invece era il chilogrammo di impasto delle pizze. Mannaggia, inizia a essere pesante questa pizza, eh? Inizia a essere pesante. E la combinazione fra patata e salsiccia non mi stava di certo aiutando, anche se natura vuole che questi ingredienti si sposino alla grande. Ora ho capito perché The Rock è stato leggero nella colazione. Porca miseria, tutta questa pizza. Pardon me. Il mio pezzo e anche un solo mio è andata. E ora andiamo con l'ultima, signori miei, con la Sorrento. Inizio a prendere colpi. Dove abbiamo zucchine, cipolla, pancetta e grana. E comunque la mia seconda pizza preferita del Buon Gaetano, o meglio da oggi del Buon Mario. Per quanto potessi adorare le loro pizze, però, il peso di questo pranzo incominciava a mettermi in difficoltà. E comunque quasi 2,5 kg di pizza, porca miseria. Dio santo! Spissa il naso, non so se mi fai corni. Che tradotto in italiano sarebbe l'amorosa mi tradisce. Ma visto che sono single, non mi restava che affogare la mia solitudine con l'alcol. E naturalmente con la pizza, la quale mi stava spezzando le mandibole, un po' come fanno le donne con il cuore di noi maschietti. L'ultimo spicchio ninja, l'ultimo spicchio di questo pranzo di The Rock. Mamma mia, pardon me. Ultimo sorsibile. E anche il pranzo di The Rock è andato. E con praticamente 2,5 kg di pizza nello stomaco, sono volato in palestra per sfruttare al meglio i carboidrati assunti, facendo qualche tripla di stacco con 170 kg. Davide Maimonati e il tuo programma di powerlifting.
augurando il meglio al povero Davide Artusi per le sue sadiche schede, prima di ritornare sul mio terreno da battaglia per alimentare la mia scarsa montagna di muscoli con uno spuntino extra. Signori e signore, vi presento il gelato proteico Ice Protein, che non rientra di certo nel cheat day di The Rock, ma che serve al sottoscritto per diventare grosso come quest'ultimo. Ho avuto il piacere di conoscere questo gelato 100% artigianale e 100% made in Veneto qualche settimana fa, quando per caso sono entrato nella gelateria da Beppi a Padova, dove il titolare Jacopo, dopo avermi riconosciuto, mi ha fatto indossare una delle sue divise e accompagnato all'interno del suo laboratorio per aiutarlo a miscelare i vari ingredienti di questo gelato proteico, partendo dal latte dell'azienda agricola I Sapori del Latte, che viene delattosato solo dopo essere stato lavorato aggiungendo solo ed esclusivamente fonti di proteine nobili senza l'aggiunta di zuccheri o dolcificanti, studiato per tutte le persone che vogliono rimanere in forma senza rinunciare però al piacere del gelato. Sono le 16.40 e proseguiamo il cheat day di The Rock con questo piccolo extra e andiamo immediatamente a provare il gelato proteico Ice Protein al gusto mandorla. Non era difficile. È veramente squisito. La pasta di mandorla si sente veramente un sacco. Piccolo umile consiglio, ricordate di tirarlo fuori dal frigo mezz'ora prima di mangiarlo però. 100 grammi di prodotto equivalgono a 127 calorie, di cui 7 grammi di grassi, 23 di carboidrati, soli 4 di zuccheri e ben 10 di proteine. Pasta di mandorle, andato. E ora andiamo con il cacao. Cacao meravigliao, che meraviglia sto cacao meravigliao. Ed eccolo il cacao. Questo dovrebbe essere già più sciolto. OMG! Amazing! Questo è veramente buono, il cacao si sente veramente un sacco. Questo è veramente top. Questo si avvicina veramente un sacco al gelato. E si avvicina sia con il gusto che con la consistenza, mantenendo però dei valori nutrizionali straordinari. E anche il cacao è andato e ora proseguiamo con la vaniglia. Vanigliao, meravigliao, che mera... Basta sparare minchiate. Tanto pulisco dopo. Ed ecco la vaniglia. 3 di 3 vale la terza posizione, comunque molto buona. E comunque, se posso spezzare la lancia a favore di questo gelato dell'azienda Ice Protein, è il fatto che appunto usano questo packaging che sembra veramente artigianale. Bravi, mi piace. E anche il gelato mi piace, sia chiaro. Artigianalità che si riflette anche nella scelta delle materie prime, visto che il cacao è belga, la vaniglia del Madagascar e la frutta secca pura senza l'aggiunta di oli vegetali. E anche la vaniglia è andata e ora, signore, andiamo con il mio gusto preferito, il burro d'arachidi. Mi aspetto grandi cose, Ice Protein. OMG! Amazing, fenomenale, l'arachidi si sente veramente un sacco, veramente veramente stupendo, complimenti ragazzi. Preciso che essendo questo progetto una collaborazione tra la gelateria da Beppi e l'azienda I Sapori del Latte, potrete trovare questo gelato da Beppi o contattando I Sapori del Latte di Castelfranco Veneto, con la possibilità di diventare addirittura rivenditori piazzando il gelato proteico Ice Protein all'interno del vostro circolo sportivo. E anche l'arachidi è andato. The Rock, preparati, sto arrivando. Una volta terminato questo spuntino extra, sono crollato nel divano, risvegliandomi dopo un paio di ore completamente svogliato di mettermi ai fornelli, recandomi di conseguenza al supermercato, dove sono riuscito fortunatamente a trovare l'ultimo pasto del cheat day di The Rock, come direbbe Benedetta Parodi, cotto e mangiato, ovvero 21 brownies.
sono le 20 e 35 minuti e non era di certo mia intenzione risparmiarmi nell'ultimo pasto, sia chiaro. È solo che ho trovato solo questi brownie pronti, cosa ci potevo fare? Non di certo mi sarei messo i fornelli con questo caldo, anche perché sono abbastanza stanco oggi, quindi mi verso il mio solito latte alta digeribilità. Come sempre ho cagato fuori dal boccale e parto col primo brownie. Molto buoni comunque. Questo brownie invece è al cocco, piccoli ma pesanti. E questo brownie con i Smarties, lo faccio vedere agli amici della telecamera B con questo bel focus. Inizia quindi con facilità a smantellare un brownie dopo l'altro, fino a quando il lattosio iniziò ad entrarmi in circolo. E latte. Devo ammettere che li avevo sottovalutati, porca miseria. Legano in bocca peggio della malta da muratore. Mamma mia. Quelli col coppa sono disgustosi. Oh mio Dio, che botta. Li avevo sottovalutati. Ce n'è ancora tre. Ancora tre. A questo punto, oltre allo stomaco fuori uso, avevo anche le papille gustative infettate dalla dolcezza di questi brownie. Sono finito, non l'hai mai detto? L'ultimo. Finisco il latte. Signore e signori, il cheat day di The Rock è ufficialmente concluso! Che faticaccia però l'ultimo pasto. E con oltre 10.000 calorie ingerite in questo cheat day, prima di crollare a letto, mi sono pesato scoprendo di avere accumulato ben 7 kg sulla bilancia, che si sono stranamente depositati tutti sulla pancia, stravolgendo totalmente il mio stato fisico di partenza. Stato fisico che recupererò nel giro di qualche giorno con le mie solite sessioni di allenamento e seguendo una dieta sana e salutare, ma soprattutto ipocalorica, visto che il mio motto è: stay fit e stay hungry.